Vabbè. Sì, forse meglio. Oggi facciamo un video, non sarà un tutorial, non sarà un come è fatto questo, come è fatto quello, guarda cosa faccio, guarda cosa non faccio, bensì vorrei consigliarvi 5 idee regalo, 5 gifts, 5 regali, 5 presenti, 5, poi vediamo se sono proprio 5, dovete guardare tutto il video fino alla fine e capire se dico la verità, che possiamo regalare e con cui possiamo stupire le altre persone, le persone a cui vogliamo bene in questo 2020. Ma anche nel 2021, quindi muoviamoci. Che cosa sono queste? Allora vediamo, li mettiamo qui. Sì, uno qui, uno qui. Allora, Umarell, i ragazzi di Superstuff si sono inventati questo anziano di plastica realizzato con una stampante 3D. Ed è l'anziano che guarda i lavori di solito in strada, ma che in questo caso troviamo qui sulla nostra scrivania, che guarda il computer mentre noi stiamo lavorando al nostro progetto, ci guarda mentre lavoriamo. Se non avete ancora fatto un regalo, accorrete, fate un regalo. Umarell Superstuff, lo trovate ovviamente da vecchi libri e cose. Dentro potete trovare un sacco di cose stilose, dagli Umarell a semplici Moleskine, il taccuino per eccellenza, lui la leggenda, questa è la versione classica. Al suo interno, nella prima pagina, c'è una scritta: in case of loss, please return to, cioè in caso di perdita, nel caso fosse perso, ci sono degli spazi bianchi da compilare con i dati del proprietario del taccuino, e più in basso c'è scritto anche chi lo troverà sarà ricompensato con la somma di, e qui si deciderà successivamente. Un'idea molto carina. Nell'ultima pagina della copertina c'è questo spazio con questo soffietto dove si possono inserire, che ne so, bigliettini da visita, appunti vari, eccetera eccetera. Siamo al di sotto dei 20 euro se non sbaglio, e fa sempre la sua bella figura, quindi questo è il mio. Grazie. Avete un Moleskine e dovete riporlo dentro uno zaino, quindi perché non scegliere uno zaino dell'Essential o Essential o Essent apostrofo YAL? Quindi si presenta stra bene, stra. È fatto di carta riciclata, ecosostenibile, riciclato al 100%, azienda italiana, molto figo, è molto urban, lo potete utilizzare in città, ma anche nel tempo libero, in montagna. È grandissimo, non so se riesco a farvi vedere, però è veramente profondo. Lei si chiama Lucilla, è una lampada, non ha fili, LED, veramente cool, molto di design. Guardate, c'è un tasto touch, non è un tasto, è un semplice pulsantino touch che voi sfiorate e come d'incanto Lucilla si accende. Dove l'appoggiate sta, lei sta, guarda, senza mani, sta. Pensate, un bel quadretto, ecco lì ci sta. Anzi, vi faccio vedere un frame dove abbiamo ripreso Lucilla nello showroom vecchi libri e cose. Grazie Lucilla della linea, per ora è tutto, ciao! Jing Co, non so se si legge. Vi ricordate che una volta c'era il libro dei sogni, no? Facevi un sogno, al mattino andavi e cercavi appunto il sogno che avevi fatto durante la notte, e poi di conseguenza, insomma, ti spiegavano perché avevi sognato quella cosa lì e che cosa volesse dire quel sogno. Qui potremmo parlare di libro dei sogni, ma semplicemente perché ve lo faccio vedere con le luci spente. E regala un'atmosfera pazzesca, pensatelo in un angolo della vostra casa. Lo so che non vedete niente, siamo al buio, però 3, 2, 1. Wow.
Bellissimo, davvero, un bellissimo oggetto di design realizzato con questo laser che ha tagliato questo legno, come potete vedere, e ne ha ricavato appunto il movimento di un libro, però è legno, pagine bianche illuminate da tanti piccoli LED al suo interno. È un ottimo oggetto di design, lo trovate ovviamente da Vecchi Libri e Cose. Prossimo oggetto, siamo sempre in casa Ginko, un regalo che potete fare a chi ama ascoltare la musica, a chi è abbastanza tecnologico e non vuole rinunciare al suo stile, alla sua praticità, insomma, a essere riconosciuto anche in questi piccoli dettagli. Mazza, sembrava uno di quegli imbonitori da televisione anni 80, spero di no, spero di no. Uno speaker wireless. Quindi ci potete ascoltare della musica, è fatto di bambù, funziona in Bluetooth, connesso, ok. Vediamo un po', prendiamo un video. C'è anche la musichina. Ma che bellezza, veramente praticissimo, ha dei bassi, cioè ti vibra tutto il braccio se lo tieni in mano per i bassi potenti che ha. Autonomia dalle 3 alle 6 ore, design accattivantissimo, sta in mano, sta in tasca tranquillamente. Bello, 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 questo per gli amanti della musica e i più tecnologici. Veramente molto cool, ha un design pazzesco, guardate. I controlli sono serigrafati sulla superficie superiore della sveglia, sulla superficie anteriore viene visualizzato il display, quindi che ore sono e la sveglia appunto. Ma la cosa bellissima è che ho impostato la sveglia alle 17:44, quindi tra un minuto dovrebbe suonare. In questo caso basta girarsi dall'altra parte, letteralmente. Li potete trovare da Vecchi Libri e Cose, andate a trovare i ragazzi dello staff perché sono gentilissimi, cordialissimi, super preparati e vi possono guidare negli acquisti in questi giorni di Natale, ma anche più avanti, anche nel 2021. Ho intitolato il video i regali del 2020, però possono anche essere fatti nel 2021 ovviamente. Ci vediamo al prossimo video, ciao!